Come andiamo ragazzi, qui è Frozen che vi parla e benvenuti in questo nuovo video dove andremo a provare per la prima volta Pokémon Mystery Dungeon, squadra di soccorso DX, Deluxe, DX, come vogliamo chiamarlo, su Nintendo Switch, finalmente. Questa che state vedendo adesso è teoricamente la nuova impostazione con la nuova webcam, che come vedete la qualità va a aumentarla tantissimo, ma non sarà l'impostazione finale per quanto riguarda l'estetica e l'impostazione del tutto. Io sono un grande fan di Pokémon Mystery Dungeon in generale. Pokémon Squadra Rossa e Pokémon Squadra Blu, giochi di cui questo titolo è il remake, li ho distrutti totalmente, completati al 100%, Giraci, Celebi, tutti i leggendari, Mew incluso. E vedendo quindi, dopo il Direct, la possibilità di poter giocare questa demo, mi sono detto, ma perché non registrarlo? Perché non annunciare che quindi faremo una serie su questo gioco? Perché ovviamente questo gioco, uscendo i primi giorni di marzo, mi ha subito colpito e ho deciso di portarne una serie. Nell'episodio di oggi, nel video di oggi dedicato a questo titolo, non andremo a giocare il gioco al 100%, ma la demo gratuita già disponibile per il download. E se vi interessa, andate subito a scaricarla. Vi informo inoltre che tramite i link in descrizione, come per esempio Instant Gaming, quando il gioco uscirà, potrete pagarlo, ancora prima dell'uscita, già 48 euro, e non solo 60. Quindi dategli un'occhiata, perché sicuramente fa il caso vostro. Comunque qua mi fa vedere già un bel nuovo gioco, e mi tuffo immediatamente a provarlo. Questa che vedete ovviamente non sarà l'impostazione finale per quanto riguarda l'estetica della webcam eccetera. Ci sono molti lavori ancora da fare e purtroppo le poste hanno tardato questo periodo a portarmi alcuni oggetti, quindi ho detto vabbè, per adesso, per questo video, teniamolo un attimo così. Avanziamo nel gioco. Ti do il benvenuto. Questo è il magico portale che ti condurrà nel mondo dei Pokémon. Tuttavia, prima di proseguire, vorrei che rispondessi a qualche domanda. Cerca di rispondere in sincerità. Che ne dici, cominciamo? Allora, via con le domande. Queste domande servono semplicemente per andare a scegliere il nostro Pokémon, per farci vedere un po' chi siamo. Diverti a far dispetti? Beh, no, assolutamente. Mi piace stare per gli affari miei. Cioè, guardate quanto è bello anche le host. Ti succede di addormentarti senza neppure accorgertene? Sì. A volte sì. Purtroppo mi capita. Sbadigli spesso? No, assolutamente. Però adesso che mi ci ha fatto pensare, mi sta venendo da sbadigliare. Ti è scappata una puzzetta. Cosa fai? Prima l'annuso un po'. Mi fa ridere questa risposta. Ti consideri una persona solare? Sì, abbastanza. Diciamo che c'è molto da fare. Ti piacciono le freddure atroci? No, le odio con ogni mia cellula, raga. Ve lo giuro, le odio. Un tipaccio sta infastidendo una persona per strada. Cosa fai? L'aiuto, ma ovvio. Ma cioè, neanche guardo le altre risposte. Ti capita di perdere la motivazione all'improvviso? Beh, diciamo che sì, qualche volta mi capita. Ma capita un po' a tutti, penso. Ma l'importante è non buttarsi giù. Ti svegli nei panni di un Pokémon? Sei... beh, palesemente un Pokémon maschio. Sono un maschio. Anche se molta gente dice, ehi, ma i capelli da femmina? Sono semplicemente capelli lunghi. A quanto pare sei una persona placida. Ti capita spesso di distrarti e di perdere l'autobus? O da appisolarti all'improvviso? I tuoi tempi di reazione sono un po' più rilassati degli altri? No. Beh, tirati su, perché non è necessario niente, è una cosa negativa. Fai sempre le cose seguendo il tuo ritmo e senza farti mettere sotto pressione. Vivi in modo rilassato, senza fretta né preoccupazioni. Il tuo è uno stile di vita invidiabile. Chi ti sta attorno sa apprezzarti per ciò che sei. Il tuo sguardo penetrante è sempre rivolto verso un punto lontano. Sarebbe capace di far battere forte il cuore di una persona speciale. Il Pokémon che ti si addice di più a una persona placida come te è... Ma come Psyduck? No, mi rifiuto. Quale Pokémon vuoi essere? No, io voglio essere Bulbasaur. No, mi rifiuto. Ovviamente per questa avventura scelgo comunque Bulbasaur, l'avrei scelto a prescindere. Però mi ha fatto ridere. Bene, e ora un'ultima cosina. Dimmi, a chi vuoi farti accompagnare? Scegli uno dei Pokémon a schermo. Allora, solitamente un ottimo Pokémon da cui farsi accompagnare è Pikachu, perché i primi tre boss forti sono volanti, sono i tre uccelli leggendari. Quindi teoricamente diciamo che picchia da morire. Ma anche Cubone con le mosse roccia non fa schifo. Però Pikachu, non so perché, Pikachu ce lo vedo veramente bene. Vuoi che Pikachu ti accompagni nelle tue avventure? Sì, assolutamente sì. Vuoi farti accompagnare da un Pokémon maschio o femmina? Maschio. Vuoi farti accompagnare da Pikachu maschio? Sì. E qual è il suo soprannome? Pikachu. Va benissimo. Si chiama Pikachu, giusto? Sì. Lo stile è dannatamente bello. È bellissimo. Vuoi procedere con questi due Pokémon? Sì. Ok, ci siamo. La tua avventura nel mondo dei Pokémon sta per iniziare. Buon divertimento. Allora, diciamo che io ho sempre amato la saga Mystery Dungeon perché non solo giochi nei Pokémon, ma sei un Pokémon. Ok? Ma qua ci siamo. Quindi, tutto questo mi piace da morire. Dove mi trovo?
Starò sognando? C'è una piacevole brezza. E si sente una voce in lontananza. Chi sarà mai? Ehi! Ti senti? Svegliati su, dai! Ed ecco Pikachu! Ah, ti sei ripreso! Meno male! Ed eccoci qui. Siamo in mezzo a un bosco e davanti c'è Pikachu. Ma dove sono? Avevi perso i sensi, per fortuna che ti sei risvegliato. Io sono Pikachu, piacere di conoscerti. E tu chi sei? Non ti ho mai visto da queste parti. Come? Saresti un essere umano? Ma dispiace di contraddirti, ma a me sembri più un Bulbasaur. È vero! Sono diventato un Bulbasaur! Ma com'è possibile? Non mi ricordo mica nulla! Sei davvero un tipo molto strano! Ma come ti chiami? Come mi chiamo? Ah, giusto! Il mio nome è... Io terrei un canonico Bulbasaur, perché comunque durante questo proviamolo non è che andremo a fare chissà cosa. Non è la storia. Quando uscirà il gioco vero e proprio metterò comunque il mio nome, eccetera, tutto quanto. Vuoi chiamarti Bulbasaur? Sì. Bulbasaur, beh... È un nome particolare, non c'è dubbio. Aiuto, qualcuno mi aiuti! Adesso dovrebbe arrivare. C'è qualcuno che grida. Dovrebbe arrivare. Ecco Butterfree, che è il suo piccolo Caterpie si è perso all'interno del bosco. Qualcosa non va? È successa una cosa terribile. Il mio Caterpie è caduto in una specie di grotta. Povera creaturina mia! Cosa? All'improvviso si è aperta una voragine nel terreno e il mio dorato Caterpie ci è precipitato dentro. È ancora troppo piccolo per uscire da solo. Ho provato a salvarlo, ma dei Pokémon mi sono avventati contro. Come? È stata attaccata, signora? Dei Pokémon se la sono presa con lei? Sì, era come se la voragine li avesse gettati nel panico. Quei Pokémon sono troppo forti per me. Ma devo fare assolutamente qualcosa. Che fare, che fare? Povera me. La situazione sembra essere piuttosto seria. Andiamo a darle una mano. Ok. Per ora la grafica spacca, adatta al 100% al tipo di gioco. Eccolo qua, Bosco Fiorito. Ehi, ma questo non sarà mica un dungeon misterioso? Ma certo, è proprio così! I dungeon misteriosi sono posti davvero strani. Ogni volta che ci entri, la conformazione e gli strumenti che si trovano sono diversi. Per avanzare nei dungeon bisogna innanzitutto raggiungere le scale. E poi, stando a quello che ha detto Butterfree, i Pokémon che si incontrano nei dungeon sono un po' bellicosi. In tal caso, non ci resta che affrontarli. Forza, diamoci da fare. Ok, ci possiamo spostare in 8 direzioni diverse. Ok, perfetto. Qua c'è un Sunkern che dorme. Per sferrare una mossa, premi A. Avvicinandosi, purtroppo il Pokémon si sveglia. Abbiamo appena mandato KO a Sunkern. E in basso a destra c'è un diario rapido di quello che sta succedendo. Oh, un Vrumple. Di nuovo fango. È eliminato anche lui. Qua c'è un Pidgey. E siamo costretti ad affrontarlo. Di nuovo fango. Ma siamo abbastanza OP o sbaglio? Tra l'altro in trasparenza sulla sinistra c'è la mappa, va benissimo. I comandi sono canonici dei soliti Mystery Dungeon, non c'è molto da fare. Ed ecco qua le scale. Mi piace tutto perfettamente tanto. Tu, giallo, strumenti blu, scale bianco, Pokémon alleati verde, Pokémon nemici rosso. Ok, qua un altro fango. Mi piace che abbiano tenuto tutti i suoni originali, eccetera. I Poké sono le monete del gioco, quindi siamo sereni. Ma tanto dubito che faremo qualcosa di croccante all'interno di questa demo. Mangiando una baccarancia potrei recuperare i PS. Per farlo, apri il menu premendo X e scegli raccoglitore. Purtroppo ancora non abbiamo le skill per far switchare Pikachu quando gli va incontro. Per attivare l'esplorazione automatica, premi L. Bello! Questa è una bomba! Questo ci sta veramente, veramente tantissimo. Premiamo L. Bello, che ti fa passare da un... Spettacolo, spettacolo. Sta cosa in un gioco farmoso come Mystery Dungeon è perfetta. Veramente perfetta. Ouch, mille bave. Non fa niente. Attacchiamo comunque questo Vrumple. Teoricamente c'è già qua il piano dove andare. Però non voglio andarci immediatamente. Perché comunque vorrei dire... Abbiamo un po' di cose da esplorare, vedere, eccetera. Tra l'altro nella mappa ci fa vedere gli strumenti. Qua abbiamo soldi. Pikachu se n'è andato direttamente molto a cab a prendere i soldi. Fango arriva. Attacchiamo
Attenzione. OP. Chi sale di livello? Bulbasaur sale al 6. Forse anche Pikachu. No. Hanno ottenuto anche i commenti dei Pokémon quando salgono di livello, che dicono che bello, cosa così. Per adesso i miei 60 euro ce li hanno. Ve lo garantisco. Andiamo. Cosa dell'automatico è geniale. Ti fa risparmiare tanto di quel tempo. Ok, proseguiamo. E siamo arrivati teoricamente al quarto piano, che è quello dove c'è Caterpie. Dov'è la mia mamma? Siamo qui per salvarti. Eh? La tua mamma ti sta aspettando. Usciamo di qui. Ok. Bulbasaur ha svolto con successo l'attività di soccorso nel dungeon Bosco Fiorito. Lo sfondo spacca. Il mio piccolo è sano e salvo. Come potrò mai ringraziarvi? Non si preoccupi, però fate attenzione. Con tutte queste voragini bisogna stare sempre allerta. Cosa più importante è che sul piccolino stia bene. Potreste almeno dirmi come vi chiamate? Io sono Pikachu. Lui invece è Bulbasaur. Wow. È emozionato tantissimo. Caterpie mi sta fissando. Quei suoi occhietti pieni di adorazione mi mettono un po' in imbarazzo. Però non è una sensazione sgradevole, mi sento un po' come se fossi un eroe. Che bella sensazione. Aiutare i Pokémon in difficoltà non è mica male. Grazie Pikachu e grazie Bulbasaur. Non è molto, ma vi prego di accettare un piccolo segno della nostra riconoscenza. Le vital seme mini, una bacca pesca. E 500 Pokémonete, da più cose rispetto al solito. Ancora grazie di cuore, arrivederci. Grazie per avermi aiutato. Complimenti, te la cavi davvero bene nella lotta. Sei più forte di quanto pensassi. Ma dimmi, cosa farei adesso? Hai qualche programma? Boh, in realtà non abbiamo neanche una casa, zio. Niente, siamo in mezzo alla strada. Bulba, ma non hai mica un posto dove stare, giusto? Ma seguimi, dai. Nel mondo dei Pokémon, insomma, non è casa. La trovano così al volo. Eccoci arrivati. No, vabbè, che bella che l'hanno fatta. Wow. Non so perché, ma mi sento felice. Sono un essere umano, ma questo posto mi piace, mi riempie d'allegria. Forse per un Pokémon è una questione di istinto. Deve essere così che ci si sente quando si ha voglia di scodinzolare. Ma che importanza ha? Sono felice e basta. Forse un altro effetto della mia trasformazione in Bulbasaur. Allora, ti piace, vero? Lo sapevo. Mi sembra proprio il posto perfetto per un tipo come te. Me lo sentivo che ti sarebbe piaciuto. Questa è la tua cassetta della posta. Ci troverai tutte le lettere che riceverai dagli altri Pokémon. A causa delle catastrofi naturali, molti Pokémon si trovano purtroppo in difficoltà. E quello che è successo a Caterpie non è un incidente isolato. Anzi, queste cose stanno diventando all'ordine del giorno ultimamente. Io voglio impegnarmi per aiutare questi Pokémon in difficoltà. Voglio fare in modo che le cose cambino e che i Pokémon possano vivere quindi in pace. E mi è piaciuto come ti sei comportato quando abbiamo salvato Caterpie. Quindi, ti andrebbe unirti a me per formare una squadra? Abbiamo la stoffa per creare la squadra migliore del mondo. Che ne dici? Assolutamente sì. Fantastico, allora siamo d'accordo. D'ora in poi, io e te siamo una squadra di soccorso. Benvenuto a bordo, Bulbasaur. Non ho ancora deciso come potremmo chiamarla, ma per caso a te viene in mente qualche nome? No, vabbè, SS Sostitute. Geniale, no, mi piace, lo tengo. Anzi, fai tu. Cinta Grinta. Poffarbacca. Prodigiosi. Pesistors. Gruzzolotta. Semergenti. Poche truppa. Missionastri, fiocchettari, soccorridori, pipirra, scalealè, campionieri, scrignolotti, tutta pancia, mossa nova, trappolesti, trionfiocco, buona stella, mi piace, vai, buona stella, dai, ci sta. Che bel nome, ottima idea. Direi che manca una cosa sola, la bandana. Mi ero ripromesso di indossarla solo dopo aver creato la mia squadra. Tieni, ne ho giusto due, una per me e una per te. Metti la bandana che ti ha dato Pikachu. Oh, ma stai benissimo, Bulba. Adesso sì che mi sento parte di una squadra. Urrà per il team Buona Stella. Domani sarà un grande giorno. Siamo bellissimi. E così Bulbasaur e Pikachu unirono le forze e formarono una nuova squadra di soccorso. È bellissimo il fatto che ce ne sia solo uno. E non due. Top. No, a non dirmi che finisce qua la demo, vero? Il mattino dopo. Come immaginavo, sono ancora un Bulbasaur. Ma
Perché mi sono trasformato in un Pokémon? Niente da fare. Non ne ho la più pallida idea. Invece, quel Pokémon si chiamava Pikachu, se non sbaglio, no? Abbiamo deciso di formare una squadra di soccorso insieme, mi pare. Pikachu, ma cosa sta facendo ora? Meglio andare a vedere. Ok, proviamo a uscire di casa. E Pikachu era venuto qua dall'alba, talmente era eccitato, ma si è addormentato. Oh no! Ah, scusa! Ero così emozionato che ho deciso di aspettarti qua fuori. Sono qui dall'alba. A un certo punto, devo essermi addormentato. Ma veniamo a noi. Oggi è il gran giorno. La squadra di soccorso è ufficialmente operativa. Mettiamocela tutta. Ci manca solo una richiesta di soccorso su cui lavorare. Ah, giusto. Forse c'è qualcosa nella cassetta della posta. Pikachu guarda nella cassetta. Dentro c'è qualcosa. Il kit base della squadra di soccorso. Lo sapevo, lo sapevo. Il kit base della squadra. Oggi ogni nuova squadra di soccorso ne riceve uno. Pikachu apre il kit. Contiene una targhetta, un portastrumenti e anche una copia della gazzetta. Ma dai, quante cose utili! Allora, la targhetta del soccorso indica che siamo una squadra vera e propria. Poi c'è il portastrumenti. Ci possiamo mettere gli strumenti che troveremo nei dungeon. Per ora ci metto dentro le cose che ci ha dato Butterfree. Gli strumenti sono utilissimi, ricordiamoci di usarli nelle nostre avventure. E infine c'è anche la nostra copia della gazzetta Pokémon. Contiene informazioni indispensabili per le squadre di soccorso. La lascio nella cassetta della posta. Ti consiglio di leggerla. C'è dell'altro? Qualche lettera ci è sfuggita? Vediamo. Ah, non c'è nient'altro. Peccato, non c'è altra posta per noi. Se qualcuno avesse bisogno di noi, avremmo ricevuto una lettera, ma mi sa che nessuno ha ancora sentito parlare di noi. Beh, come biasimarli? Abbiamo appena aperto i battenti. Cos'era quel rumore? È un Pelipper! Sta portando un po' di posta da noi. Dai, dai, dai! Perché non dai un'occhiata alla cassetta della posta? Ok. Che sia una richiesta di soccorso? Dai, guarda che c'è scritto. Bzz, bzz, bzz. Caterpie ci ha raccontato di voi due. Abbiamo bisogno del vostro aiuto. Due Magnemite sono nei guai. In una grotta si è formata una strana onda elettromagnetica. I nostri amici Magnemite si sono ritrovati attaccati insieme. Ma questa unione è insufficiente per formare un Magneton. Senza un terzo Magnemite, la loro forma rimarrà incompleta. Vi prego, abbiamo bisogno del vostro aiuto. Firmato, gli amici di Magnemite. Che ne pensi? Dovremmo andare... Sì, subito. Evviva! Questo è lo spirito giusto. Forza, si parte. Andiamo immediatamente a trovare questi... Mamma mia. Mamma mia, quanti ricordi. Che schiaffo questa mappa. Oh, eccovi. I nostri amici sono in questa grotta. Dovrebbero trovarsi al piano meno 6. Aiutateli, per favore. Andiamo immediatamente ad aiutarli. Lo stile pastelloso disegnato del gioco spacca di brutto. Un po' di meno queste scritte, non mi piacciono. Per correre, tieni premuto B e inclina. E la madò! Cioè, non è correre questa, andrà alla velocità del suono. La mela serve per la pancia, perché purtroppo all'interno di questo gioco ci viene fame. Funziona così. Dopo un po' che cammini. Ecco qua, allora in alto a destra quella dovrebbe essere la pancia. Non ne sono sicuro, ma dovrebbe essere. Sì, è la pancia, ok. C'è anche qua. Bello che abbiano tenuto un po' i menu così. Frustata. Ciottato. Allora, il nostro amico Magnemite si trova al piano meno 6. Ci è stato detto. Questi nemici li becchiamo entrambi, purtroppo. Puoi ritirarti in un corridoio e affrontarne uno alla volta con calma. Che è quello che faremo. Allora, Rattata dovrebbe teoricamente tentennare. Perfetto, ha tentennato grazie a bruciapelo di Pikachu. Ci togliamo il problema e... Ok, possiamo andare? Tranquilli. Possiamo andare, perfetto, eccoci qua. Inclina L e metti il premuto R per spostarti in diagonale. Ok, carina questa feature. Non mi è dispiaciuta. Aspettiamo un attimo Pikachu. Ok. Perfetto. Allora, tieni premuto ZL per premi A per scegliere che mossa usare. No, vabbè, bellissimo. Non lo sapevo questa cosa. Hanno velocizzato tantissimo il livello di gameplay. Prima era più meccanico, dovevi andare nel menu, scegliere, eccetera, eccetera. Ma adesso
È più comodo. Se becca poi in un dungeon e finisci la missione, perderai tutti gli strumenti e i pochi soldi che hai con te. E me lo dici così. Oh, c'è Elekid. Così, bruciapelo. Una macchina da guerra. Ok, servono queste mattonelle, servono a tornare alla normalità. Pikachu, sei veramente avido di soldi, sappilo. Se premi la freccetta puoi sostituire il leader. Ok. Ok, trovando un nemico l'esplorazione automatica si disattiva. No, ho mancato, che brutto. Ci sta tantissimo. Comunque davvero il font che hanno usato per le scritte ci sta a livello teorico. Cioè nel senso, ci sta perché è fresco, giovanile, tutto quanto. Per il gioco va benissimo, perché è un gioco che penso sia principalmente per i ragazzi, ragazzi di una certa età. Ma nel concreto non mi entusiasma, ecco. Nel frattempo Pikachu ha droppato una robetta. Ok, perfetto. Cioè ci sta perché giovanile, dicevo, ma non si allinea benissimo lo stile pastellato del gioco. Oh, eccoli lì, portiamoli in salvo. Assolutamente. Bulbasaur ha soddisfatto tutte le richieste della grotta Tonalanda. Ecco qua, i nostri corpi si sono separati. Gioia, Gaudio, ripudio. Ma perché? Urrà, tutti quanti fanno urrà urrà. Ehi voi due, ringraziate. Grazie di cuore per averci salvati. Mela grande, pacca arancia, 650 pokemonete. È andata bene, dai. Oggi abbiamo fatto un ottimo lavoro. Evviva! E così si conclude la nostra prima missione di soccorso. Che dire, una tensione indescrivibile. Ora sono senza forze, devo andare a riposarmi. Domani continueremo con le nostre avventure. Ci si vede. Di là ci sono tutti i dungeon dei nostri amici, colleghi, eccetera. Un sogno? Sì. Dove mi trovo? Sto forse sognando? Ma qui c'è qualcuno. Chi sarà? Qualcuno che conosco? Non riesco a ricordare. Durante il gioco lo ricorderà, tranquilli. Spoiler. Tra virgolette. Non è proprio uno spoiler. Più che altro ci sarà proprio una storia su questa cosa. Ma non vi posso dire altro. E non ve lo dirò. Ho come la sensazione di aver fatto un sogno. Ma non riesco a ricordarmelo. Poco male. Comincia un nuovo giorno di missioni. Chissà se abbiamo ricevuto delle lettere. Meglio controllare la cassetta. Andiamo. Qua ci sono nuove missioni, ma... Oh, aspetta, cosa ha detto? Oh, sarà meglio guardare nella cassetta. Uffa, io volevo andare a destra. Bulbasaur guarda nella cassetta. Ma non c'è nessuna richiesta. Buongiorno, già in piedi, eh? Vedo che hai già controllato se abbiamo posta. Ci sono delle richieste? No. Come? Nessuna? Vabbè, in fondo è normale. Abbiamo appena aperto. Ma non fa niente, dai. Che ne dici di andare in piazza? All'ufficio postale Pelipper troviamo sicuramente delle richieste. Piazza Pokémon è di là, vieni. Chiuderemo dopo la piazza Pokémon. Ho aspettato di arrivare qua perché volevo farvi vedere un po' il tutto. C'è il laghetto Whiskash, c'è il deposito Kangaskhan, un sacco di cose. Esattamente come me lo ricordavo. Mi fa piangere. È fantastico, è dannatamente fantastico. Ecco i magazzini Kikleon. Qui si possono vendere e comprare strumenti. C'è anche la banca di Persian, eccola qua. Questa è la banca Persian, puoi metterci i tuoi risparmi. E vi assicuro che è meglio farlo prima di andare in missione. Qui c'è la combinoteca Gulpin, te la consiglio se vuoi combinare le mosse. Cosa molto interessante quando non ce la fai ad affrontare un boss, combini 3 o 4 mosse e lo distruggi. Come? Cosa serve? Se combini delle mosse potrai usarle nello stesso turno. Ti consiglio di chiedere direttamente a Gulpin se vuoi sapere qualcosa di più. E qui c'è il deposito Kangaskhan. Se lasci qui i tuoi strumenti non andranno mai persi. Prima di entrare in un dungeon però ti consiglio di lasciare qui gli strumenti importanti. Ciao Kanga. E per di qua c'è il dojo Makuhita. Il dojo Makuhita ci sono svariate sfide e svariate tipologie. Facci un salto se vuoi allenarti e imparare come muoverti nei dungeon. Molto interessante quando per esempio hai Pokémon Erba e va a affrontare il dungeon d'acqua con Swampert. Lo distruggi. Allora, che ne pensi? Hai visto quanti negozi? Per concludere manca solo l'ufficio postale Pelipper. Si trova poco più avanti.
Ho sentito che lì si possono ottenere informazioni sulle richieste di soccorso. Andiamo immediatamente. Ma non sai dove andare e cosa fare, prova a parlare con il tuo compagno d'avventura. Potrebbe darti informazioni importanti. Non lo metto in dubbio. Ed eccoci qua arrivati all'ufficio postale, Pelipper. Ci siamo, ecco l'ufficio postale. Che stile, raga. E se ne fa. Qui si possono trovare tutte le informazioni sui Pokémon bisognosi di aiuto. Guarda, vedi questa bacheca? È qui che vengono affisse tutte le richieste di soccorso. Perché non ci dai un'occhiata? Vedi bacheca? Vedete? Non è male. Ecco qua. Hai visto quegli annunci, no? Se vuoi affrontare una missione, devi prima sceglierla. Poi andiamo nel dungeon giusto. Per andare nei dungeon basta prendere la strada di fronte al quartier generale. Quindi si scende e si va al dungeon. Visto che siamo agli inizi, credo sia meglio concentrarci sulle richieste che ci sono qua. È un ottimo modo per far conoscere la nostra squadra. E quando la gente ci conoscerà meglio, riceveremo delle richieste di soccorso nella nostra cassetta della posta. Mamma mia, raga. Quanti ricordi. Torniamo al villaggio, va? Eccoci arrivati qui. Andiamo un attimo al laghetto Whiskash. Questo luogo è veramente importante. Sembra che quella continui ad aprirsi voragini. È un grosso problema. Quando penso che potrebbero caderci dentro dei piccoli, mi sale un po' l'angoscia. Che spettacolo, raga. Beh, direi che ci lasciamo esattamente qua, al centro di Piazza Pokémon, ragazzi. È stato piacevole farvi vedere questo gioco, raccontarvelo e farvi un po' ricevere percentuale della mia passione per quanto riguarda questo titolo. Perché per quanto riguarda Pokémon Mystery Dungeon, io penso che non ci siano spin-off di Pokémon più belli di Mystery Dungeon. Che non ci siano spin-off in generale di nessun brand belli quanto possa essere lo spin-off Mystery Dungeon di Pokémon. Perché davvero è un gioco così stupido a livello concreto di concept. Ehi, giochiamo al posto dei Pokémon, siamo Pokémon. Semplicissimo. Ma c'è talmente tanta emozione, talmente tanta storia, che quasi fa passare la storia dei giochi principali in secondo piano. Veramente incredibile. E niente, tutto qua. Penso che sia veramente tutto qua per questa demo, ciò che voglio farvi vedere. Grosso modo è tutto qua. Vi ricordo che il salvataggio potete trasferirlo nel gioco finale. Quindi giocatela, spolpatela finché potete. Se avete la Switch, se no non fa niente. E detto ciò, io vi ringrazio come sempre per la visione e vi aspetto in un prossimo video qua sul canale con un'inquadratura un po' diversa, perché logicamente questa è tutta improvvisata, ho tutti i cavi qua che per fortuna non vedete. E vi ringrazio dei mi piace e vi ricordo che in descrizione trovate tutte le informazioni utili: Instagram, Telegram, Facebook, informazioni varie, tutti quanti Instant Gaming, Amazon, tutti i link che servono. Guardate sempre la descrizione dei miei video perché è sempre utile. E detto questo, vi aspetto veramente con tanto piacere in un prossimo video sul mio canale, sperando che appunto mantenga questa qualità visiva che vi ho appena fatto vedere con questo sneak peek per questo 2020. Alla prossima!